nell'episodio precedente. L'amato, il cecchino appunto del serraglio. Andremo a vedere in una prima partita questo qua combina istantanea furia, mentre nella seconda quello con mulligan ed estrazione celere. Ok, quindi mazzo, bella mappona grossa, vediamo un po' cosa riusciamo a fare, perché non so quanta dittata abbia in realtà questo cecchino, non le controllo male le dittate del cecchino, perché essenzialmente nella maggior parte dei casi non serve a niente. Vedete comunque la mira è molto rapida, anche se è una mira istantanea, questo qua, questo roll. Perché invece quell'altro che avevo droppato con l'altro perk, non mi ricordo come si chiama, era molto 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 lenta. E per questo ho deciso di lasciare questa qua. Ok, mulligan ha già funzionato subito. Il primo colpo che ho sparato l'ho sparato a cazzo e mulligan ha funzionato. Vediamo un po' quanto spesso in realtà ce li fa rientrare. Perché se ce li facessi rientrare veramente molto spesso sarebbe comodissimo. Cioè sarebbe una specie di revocatore senza averlo fatto in realtà. Vediamo magari di riuscire a fare qualche doppia così da lontano. Uno e uno. Basta, non c'è nessun altro. Devo dire che la maneggevolezza in meno si fa sentire su questo cecchino. Perché non ha prodigio sulla maneggevolezza, ma ha prodigio sulla stabilità. E ovviamente anche meno maneggevolezza di suo. Niente raga, ho beccato una lobby di gente che un minimo lo sa usare il cecchino. Questo è un mio problema, lo riconosco. Io giro in crogiolo pensando che tanta gente non lo sa usare il cecchino. Perché la maggior parte delle volte in cui trovi qualcuno che gioca col cecchino non lo sa usare. E quindi devo cercare un attimo di prenderla un po' più seriamente. Altrimenti mi prendono e mi violentano male. Ora non ci sto facendo caso se in realtà Mulligan entra o no. Proviamo a fare così. Ok, no, non è entrato Mulligan. No, che cacchio, mi mangio le doppie così. Da fastidio, eh. Devo dire che finora non mi sta piacendo più dell'altro questo, eh. Niente, non riesco a prendere da così lontano. Non so se è un discorso di gittata o di maneggevolezza, boh. Però non, da così lontano non riesco a prendere, sì. Questo l'ho guardato mezz'ora, ma volevo essere sicuro di prenderlo. Ok, qui però. Diciamo che estrazione cedere forse per la maggior parte è utile se dovete usare, cioè se proprio dovete tirare fuori il cecchino molto molto rapidamente. No, no, però così non ci si rimane un one shot, è bruttissima persona. Ok. Tu? No, poteva essere una cosa molto carina. Io ragazzi non so per quale motivo i jump shot non riesco mai a metterli. In Destiny 2 non ho ancora fatto un jump shot col cecchino. È molto triste sta cosa. In Destiny 1 ne facevo veramente tanti, eh. In Destiny 1 nessuno ancora. Fail. E penso di non aver fatto così tanti body quanti ne ho fatti oggi in tutta la mia vita. Ok, tu. Sì, amen. Ce l'abbiamo fatta a fare una doppia, raga. Oh. Bam, uno. Bam, due. Ok, iniziamo col botto. Cioè, col botto, insomma. Col massimo che potevamo fare avendo queste munizioni. Niente, poi c'è il tipo che deve killare in body perché è forte lui. Comunque, Mulligan... Dovete un attimo dare un occhio. Che cazzo? Dovete un attimo dare un occhio se si attiva o no. Perché lo sto vedendo molto poco in realtà. Ci sto facendo caso molto poco. Considerando che non manca un colpo. No, non è vero, però insomma. Ok. No, come ho fatto a non prenderlo quello? È munizioni, no! L'ho preso. Sono fortissimo. No, non posso crederci. Please die. Ok. Magari se mi fornite anche delle speciali. No, eh. Non sono comprese. Perché le ho cagate io le speciali? Che non ce le avevo, me lo spiegate? Si può manco cecchinare in pace. A chi lo... Cucù, ce n'è un altro? Eh? Cucù.
No, l'ho preso in body. Aspetta, ma un altro colpo magico. Cucù. Vabbè, dai, sta partita sto giocando nettamente meglio, raga. Un attimo ho ingranato la marcia. Allora, devo dire che ripensandoci, estrazione cellare è abbastanza inutile. Quindi probabilmente il roll migliore sarebbe stato quello con sempre il perk del flinch, che non mi ricordo come si chiama. Questo non riesco mai a prenderlo in testa con sta manocchio. Vedete, infatti. Però è anche vero che quello l'avrei scartato in ogni caso, perché c'aveva quella velocità di mira che era troppo 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 lenta. Proprio troppo 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 troppo. Quanti siete? Via via via, fuggi fuggi. Morto, non mi ha dato manco la kill, ma va bene. Allora, dicevo, quella velocità di mira che era troppo troppo bassa, quindi in ogni caso l'avrei scartato. Probabilmente il perk migliore, cioè il roll migliore che si potrebbe avere è con il perk del flinch, una velocità di mira abbastanza rapida e non lo so. Il secondo perk, adesso io ne ho droppati pochi, forse no, assassino mi è stato abbastanza inutile. Non saprei, qui è un po' sfanculata. No, se lo prendevo in... non scopolevo i soldi. Dietro chi c'è? Uno loro, niente. Allora, ho tentato cose, non lo so come ho fatto a ucciderlo. Vediamo se questo lo riusciamo a vedere da qua. Sì. No, che coglione. Mulligan è entrato. Mi sono mangiato una kill bellissima, però cioè bellissima, una kill normalissima in realtà. Però Mulligan è entrato e questo è un bene. Niente, ragazzi, sto facendo tanti di quei body oggi, ma proprio tanti, tanti, Una cosa che, pensandoci, mi dà veramente fastidio, giusto per concludere, in generale delle armi, ma dei cecchini, ragazzi, è qualcosa di allucinante, veramente scandaloso, è che quando ci sono tante persone, l'aim assist ti sposta la mira. Ma quanto dà fastidio. Veramente una cosa allucinante. Qui splittati e killali tutti e due, grazie. Ok, carino, era fermo ma carino. Va bene, quindi penso che abbiamo concluso la partita. E io direi, ragazzi, che Mulligan ci sta, ma si attiva secondo me troppo poco frequentemente. Ecco. Avrei potuto essere decisamente meglio, però si attiva proprio poco frequentemente. Quindi niente, preferisco il roll mira istantanea e Furia, anche se Furia è abbastanza inutile. Però insomma, questo è 718, quindi lo possiamo anche buttare. Ci riprendiamo il regolatore di mira. E ci sta, dai, ci sta. Il cecchino, ragazzi, è questo. Io vi consiglio assolutamente di fermarvelo perché ci sto impazzendo. Cioè, è veramente qualcosa di bellissimo. In queste partite non ho giocato chissà quanto bene, non ho fatto chissà quali azioni. Però avete visto nelle clip iniziali che l'ho fatta nel giro di 3 o 4 partite. Comunque, perché l'ho droppato ieri il cecchino. Come avete visto, c'avevo 46 kill, quindi ci ho fatto veramente poche partite. Boh, non so dirvi. C'è un qualcosa che io adoro. È un cecchino ad alta maneggevolezza, quindi questo va detto per chi non lo utilizza. Quindi chi preferisce magari quelli un po' più bassi come il lungo addio. Però secondo me ci sta veramente tanto. Se siete gente che utilizza cecchini, prendetelo, farmatevelo, perché ci potrebbe veramente stare. Io vi consiglio o uno con mira istantanea e qualsiasi altro perk. In realtà Furia ci potrebbe stare magari per fare un po' più danno al body. Oppure un altro con l'altro perk che ancora non mi ricordo, ma comunque questo non lo butterò. Nessuna distrazione, che anche questo ci sta. Però ovviamente vi serve un qualcosa che faccia mirare velocemente. Perlomeno io penso che sia quasi necessario una cosa del genere. Detto questo, ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto, se like, commentate e condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, con ogni video vi lasciamo qua sulla descrizione e anche del bellissimo, bellissimo, fantastissimo sito. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, e la tua luce.